ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Mancano oltre 2 anni alle prossime amministrative a Fermo, ma già da qualche tempo si parla con insistenza in città del dopo Calcinaro. Il sindaco Paolo Calcinaro, a metà del suo secondo mandato, non potrà più essere della partita. Per il suo futuro politico si guarda alla regione, mentre alla poltrona di primo cittadino potrebbe sedere uno dei suoi assessori, come Alberto Maria Scarfini, al suo fianco fin dal primo mandato come assessore allo sport, che in questa seconda amministrazione ha ottenuto anche la delega al bilancio. Altro nome ricorrente è quello di Mauro Torresi, vice di Calcinaro, assessore al commercio e dalla polizia locale, ma molti pensano che l'eredità del sindaco possa essere raccolta da Alessandro Ciarrocchi, assessore all'ambiente e alle partecipate, anche lui già assessore della prima giunta Calcinaro. Sull'altro fronte, a sinistra, quello che oggi siede sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, un nome domina con insistenza le ipotesi di candidatura per il 2025 ed è quello di Fabrizio Cesetti, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, già assessore e presidente della provincia di Fermo dal 2009. Tra i probabili nomi c'è anche quello del dottor Licio Livini, ex direttore dell'Area Vasta 4, oggi in pensione. E sicuramente quello di Francesco Trasatti, attuale presidente dell'Assise Civica di Fermo, vice sindaco di Paolo Calcinaro nel primo mandato in cui aveva la delega alla cultura. È vero che il 2025 non è domani, ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. I nomi ancora io non li conosco. Spero che sia una persona all'altezza di Calcinaro, perché lui ha fatto parecchio per Fermo. Non saprei dirle. Alberto Maria Scarfini mi sembra una persona validissima, come anche Francesco Trasatti. Spero per il futuro della città il meglio, perché Fermo va rivista, rivisitata e continuare l'opera che è stata intrapresa. Ma io non faccio nomi, dico solo che chi si trova in quella rosa di nomi può ritenersi fortunato se ritiene di candidarsi. Ho già queste ambizioni, ma non è che lo facciano, stanno lì per meriti, perché di cittadini che hanno meriti ce ne sono tantissimi, punto. Il nostro augurio è che qualsiasi persona prenda il posto dell'attuale sindaco Calcinaro possa proseguire nel lavoro che ha fatto questa amministrazione, che è veramente tanto in ogni angolo della città.